Sicuramente il dissesto idrogeologico è un elemento importante da tenere presente anche per il futuro. In questi ultimi anni stiamo assistendo al continuo sgretolamento del nostro territorio con continui interventi in emergenza che non sono sicuramente risolutivi, anzi, sono spesso dei palliativi. Il territorio è fragile, stiamo assistendo sempre di più all'abbandono delle nostre fasce, stiamo assistendo ai boschi non curati, dunque è necessario un importante e continuo intervento per ripristinare l'ambiente e soprattutto i nostri boschi. È importante da questo punto di vista una collaborazione maggiore fra gli enti minori come i comuni e la regione, perché senza la regione non si potranno mai effettuare quegli interventi necessari per la salvaguardia del nostro entroterra. Anche recentemente, con l'ultima alluvione dell'11 di novembre, abbiamo avuto gravi danni a Tor San Giacomo. Abbiamo ancora adesso la strada provinciale in parte chiusa. Stanno iniziando dei lavori di sistemazione di frane precedenti. Lavorare in emergenza è difficile, è complicato, soprattutto in momenti in cui non ci sono fondi e i finanziamenti non sono continui. Per questo la prevenzione e la collaborazione con gli enti, fra gli enti, è sempre più necessaria e deve essere un vincolo per tutti quanti, soprattutto nel futuro.